persone che ancora libere non sono. Questo è il compito che ci affida la vita, a chi ha il privilegio di essere sostanzialmente libero. La vita ci chiede di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. Poi ognuno lo fa con la sua professione, con i suoi percorsi, con l'assunzione delle sue responsabilità. Noi siamo al servizio della libertà. E la libertà è il primo grande impegno che ci viene affidato. Perché voi me lo insegnate, che la prima grande ferita e umiliazione della persona è veramente della persona umana, è la privazione della libertà. La libertà nel nostro paese non è ancora un bene comune e un bene universale. Allora, la libertà, vi prego, è una responsabilità e un impegno. Voi lo fate nella magistratura per liberare, per cercare verità, per dare libertà e dignità alle persone. Ecco, noi lo facciamo in un altro modo, ma tutti viaggiamo in quella direzione, in quella direzione. L'Italia è un paese non ancora libero. Ecco, non è libero chi è povero, chi è senza lavoro. Immaginate il problema della casa per migliaia di persone. Chi non ci sono sufficienti mezzi per curarsi, per studiare, chi è oppresso, ecco, chi è schiacciato dai bisogni, chi è privato dei diritti, ma non è libero che è vittima delle mafie, dell'usura, della droga, del lavoro nero, del caporalato, del riciclaggio, della tratta. Ma l'avete ricordato molto bene, chi ha schiacciato quegli imprenditori onesti, che questa cappa criminale mafiosa non dà libertà di impresa a tante persone che sono soffocate, che sono indebolite. A me non piace la parola di mafia. Basta. Poi uno, noi non siamo tanto, è chiaro che siamo contro. Preferisco che nei nostri linguaggi ci sforziamo per intenderci di parole per costruire percorsi diversi, che danno libertà, che danno dignità, che danno vita. Noi dobbiamo diventare lottatori per la vita. E si lotta ognuno per la propria parte. Lottatori per la vita, chi lotta per la vita lotta per dare libertà e speranza alle persone. Allora ci vogliono sì adeguate misure giuridiche, repressive, ma l'avete detto, lo risottolino più con forza, ma perché siano incisive è necessario un grande impegno culturale, educativo, sociale. Siamo stati l'ortopedia sociale, poi siamo qui per augurarci che le cose possono cambiare, per incoraggiare i politici, chi governa, per incoraggiarli, arriva una parte di soldi che devono andare in una direzione giusta, che devono tenere conto di questo. Ma oggi c'è una sproporzione tra la solidarietà e la giustizia. Non vogliamo essere diletati a occuparci dei poveri e degli ultimi. Lo siamo sempre disposti a farlo, ma in una corresponsabilità con l'entità pubblica. No a una solidarietà che non sia in grado di rimuovere le cause delle disuguaglianze.